sono molto onorata di trovarmi in questo luogo prestigioso per presentare le poesie di Anna Maria Colletti, che è nata proprio in questa città nel 1936. Ringrazio il Museo delle Genti d'Abruzzo che ci ospita e tutti voi che siete presenti, che sono veramente commossa per questa presenza così numerosa e così calorosa, così affettuosa. In particolare voglio ringraziare i relatori, il professor Claudio Palma, preside del liceo ginnasio per tanti anni e presidente dell'associazione alunni del liceo ginnasio, la dottoressa Nicoletta Di Gregorio, poetessa e presidente dell'Eremo d'Annunziano e della Associazione Pescara Abruzzo, Fondazione Pescara Abruzzo, scusate. E poi Leda Mariani, che è la curatrice del libro, che ha scoperto, diciamo, che ha dato vita a questa cosa. Voglio anche ringraziare e salutare l'onorevole Queti, che era un compagno di classe di mamma, e che mi commuove molto, insomma, la sua presenza qui questa sera. E poi per ultimo volevo fare gli auguri alla signora Italina che compirà il 9 novembre 100 anni. Grazie, grazie di essere venuta. Mia madre sarebbe stata davvero orgogliosa se avesse potuto essere qui con noi oggi. Ha infatti trascorso la maggior parte della sua vita all'estero, ma era molto legata alla sua terra abruzzese e a questo mare, che è sempre stato per lei fonte di ispirazione. Anna Maria Colletti ha vissuto una vita decisamente fuori dall'ordinario, soprattutto se si considera l'epoca in cui è vissuta. Ha studiato a Roma, dove si è laureata in giurisprudenza, frequentando contemporaneamente la scuola interpreti. Ha poi voluto proseguire gli studi di diritto internazionale alla Sorbona di Parigi, prima di arrivare a Bruxelles, dove ha svolto una brillante carriera alla Commissione europea, senza mai smettere di lottare per affermarsi in un mondo ancora dominato da uomini. Ma tutto è iniziato qui a Pescara, dove grazie a una grande determinazione ha iniziato la sua ricerca di autonomia e sviluppo intellettuale, proprio a partire dalla decisione di frequentare il liceo ginnasio, quando la scelta dei genitori era per una scuola più modesta, che all'epoca sembrava più adatta ad una ragazza. Questo tanto più che da piccola Anna ha avuto un'importante malattia che ha segnato tutta la sua esistenza, che l'ha spinta a potenziare le sue doti intellettuali, sublimando i suoi sentimenti attraverso la scrittura, nella quale ha iniziato a sperimentare fin da piccola e poi da ragazza. Sarà poi negli anni fra il 1960 e 1965 a Parigi e nei primi anni di Bruxelles. In questi anni si concentra la maggior parte della sua produzione poetica. Dopo il 1965 ha sospeso la scrittura per un lungo periodo. In realtà le poesie che lei componeva le ha sempre scritte soltanto per se stessa, le conservava copiate in quaderni oppure battute a macchina, senza l'idea di divulgarle o farle leggere. Anche noi familiari non abbiamo letto queste poesie, non le conoscevamo, le sto scoprendo soprattutto adesso, ne sto trovando tante ancora. Dopo la pensione è rientrata in Italia nei primi anni 2000 a vivere in Liguria, affacciata sul mare. Qui ha ripreso a scrivere poesie dopo la lunga pausa. Per questo motivo la raccolta che siamo riusciti a convincerla poi a pubblicare nel 2016, perché poi le ultime poesie invece diciamo che ce ne faceva leggere, le conoscevamo. Quindi questa raccolta l'abbiamo chiamata Passato e presente, si divide in due parti distinte, pensieri di giovinezza e visioni di maturità. Molte altre poesie che stiamo trovando faranno poi parte di una nuova pubblicazione a cui stiamo lavorando adesso. Quando qualche mese fa
Valeria Formisani, che era anche l'ex-alunna del liceo, mi propose a me come presidente pro tempore dell'associazione ex-alunni, associazione che esiste anche in altre città d'Italia, collaborare per organizzare questo incontro, dal momento che riguardava un ex alunno del liceo, ovviamente l'associazione non poteva essere che contenta di farlo, e anche perché uno degli scopi della nostra dell'associazione non è soltanto un fatto, come dire, nostalgico, che anch'essa ha la sua parte, per persone che hanno frequentato un tipo di scuola che soprattutto in questi ultimi tempi è sotto osservazioni e critiche, secondo me, molto immotivate, ingiuste e stupide anche per quello che si dice, è proprio quello di testimoniare la nostra attività di tipo culturale. Abbiamo fatto anche un docufilm, non so quanti hanno visto, ma lo faremo rivedere, organizzando sempre l'associazione, in cui abbiamo intervistato quegli alunni che avevano frequentato il liceo classico l'anno prima della guerra, durante la guerra che non c'era, e l'anno dopo la guerra. Quindi la testimonianza diretta sulla guerra a Pescara attraverso la voce di quegli alunni e alunne del liceo. Cioè, non potevamo che essere contenti e anzi orgogliosi di organizzare questo incontro. Poi per me in particolare, usate il tono, come dire, personale, io ho frequentato il liceo classico in quegli anni, sono del 1937, e quindi può darsi che ho incontrato per i corridoi la giovane Anna Maria Colletti. Ma il mio rammarico in questo momento è proprio di non avere incontro invece con lei vivente, so che è scomparsa l'anno scorso, perché nelle sue memorie cita una insegnante, una certa professoressa Mutti, che l'onorevole Pizzi sicuramente avrà conosciuto, che era l'insegnante di francese del liceo. Io, essendo entrato al liceo, venendo da una scuola, dall'altra scuola media di Pescara, c'erano due scuole medie, la Tinozzi che forniva gli alunni al liceo classico e la Villetta che forniva gli alunni all'istituto tecnico. Ma io, ecco, con quelle discussioni che c'erano in famiglia, io di nascosto, invece di scrivere all'istituto tecnico, mandai a scrivere al ginnasio. E quindi, essendo qua l'ultimo arrivato, perché c'erano delle situazioni particolari in quel periodo, fecero una sezione aggiunta, la sezione E. E siccome la sezione aggiunta, l'insegnante francese non c'era, mandarono l'insegnante inglese. Guardate un po' che sfortuna. Io ho fatto l'inglese in tempi in cui si faceva solo francese. Quindi, diciamo, in prospettiva, tutto sommato, sono stato fortunato. Aggiungeva questa sfortuna il fatto che l'insegnante che ci insegnava l'inglese era di madrelingua, sapeva solo l'inglese, quindi non sapeva una parola di italiano. Quindi, ecco questa cosa. Ma non mi è stato questo ricordo personale, ma mi sarebbe piaciuto interloquire con lei proprio per parlare del liceo di allora, sentire un po' l'impressione che aveva, perché l'insegnante Mutti era molto brava, mi ricordo, passava per l'insegnante severa, però bravissima. Io poi sono stato amico dei figli, uno dei quali è scomparso anche qualche tempo fa. E quindi avremmo parlato della scuola e quindi fare all'ex alunni del liceo, conoscere il liceo di allora, sarebbe stato anche interessante come colloquio. Dicevo che abbiamo accettato con volentieri, ripeto, con orgoglio partecipare a questa organizzazione, perché siamo in presenza di una persona che oggi si propone come poeta, ma a noi, al liceo, interessa anche come persona che ha fatto quella carriera che è stata scritta. Io ho letto e quindi ci sarebbe veramente da dire tante cose, soprattutto la sua personalità. Io ho notato una persona, come dire, che non tanto che protestava, ma rivendicava l'essere donna, perché in parecchie occasioni si trovava a discutere con i suoi superiori, con i suoi colleghi, dell'essere donna. Poi tra l'altro a livello europeo c'era anche una impossibilità per certe donne di fare una carriera superiore rispetto agli altri. Quindi questo orgoglio, che poi mi è stata anche confermata da una persona che frequentava casa, che non vedo qui purtroppo perché costava tanto bene, ne avrebbe parlato,
che questa persona, appunto, che scrive poesie, ma attraverso quelle poesie si vede una personalità molto forte, forte e dolce allo stesso tempo, perché parla del matrimonio, dei figli, tutte queste cose, insomma, queste poesie che sul piano materiale sembrerebbero un diario, no? Perché sono i luoghi, le date, che però non parlano di cose concrete, materiali, no? Ma sono invece così, i suoi pensieri, proprio sulla base dell'esperienza che aveva tramutato in poesia. Quindi io sono molto interessato a sentire i due esperti di poesia che cosa dicono. È una cosa che non tanto per intervenire in questo campo che non compete, spero che i due relatori o relatrici lo diranno, c'è questa presenza di Pavese. Certo, verrà, soprattutto per una poesia verrà una traduzione in francese e poi scrive un'altra poesia ispirata e questa poesia Pavese, che è uno degli autori che scrive, poi ho ritrovato l'elenco degli autori stessi che facevano in quel periodo, quello di Garcia Lorca per esempio, e quando parlava si è parlato anche del suo interesse per la musica classica, al liceo fortunatamente c'era un professore che anche litigando col preside allora, che è un paese molto autoritario, molti lo conosceranno, per sentito dire, Petronio, aveva preteso di poter entrare nel pomeriggio a scuola, portò gli impianti di trasmissione, invitava gli alunni a sentire musica classica. Una cosa rivoluzionaria per quella, entrare nel pomeriggio, portare una cosa che non si faceva a scuola, e pretendere una cosa di così. Era il professor Sergio Simoncini, che ricordo sempre con grande affetto. Quindi, ecco, in questo senso sono interessato a sentire, perché quella poesia Pavese l'ha scritta 4 mesi prima di spararsi, di uccidersi, insomma, di ammazzarsi. Quindi questa presenza ve la chiedo, se mi sapete dare una spiegazione, o comunque così, una motivazione. Io forse già la faccio lunga, io invito, se ci sono ex alunni del liceo, di iscriversi all'associazione, perché più la rendiamo ricca, più la facciamo forte e più possiamo testimoniare la validità ancora oggi di questo tipo di formazione, come dicevo prima, che è un po' messa, tanto è vero l'esempio che molti licei si stanno trasformando in altro. Così come sarei stato interessato a parlare con lei di quelle critiche che fa la scuola europea, di cui si parla, la scuola europea, al di sopra, la migliore, ecco, c'è una testimonianza diretta di critiche profonde a quella scuola europea. Teniamoci la scuola italiana, cerchiamo di renderla sempre migliore, cerchiamo di partecipare, di essere presenti, perché in qualche modo anche i ragazzi o le ragazze che hanno fatto fortuna in merito a quella scuola che hanno fatto in Italia lo hanno trovato. Chiedo scusa, grazie. E do la parola a Elena Mariani, curatrice del libro. Allora, buonasera a tutti, grazie di avermi invitata, io sono veramente lusingata di essere qui con voi a parlare della poesia di Anna Maria, che per me è stata un incontro assolutamente importante, molto 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 forte. Avrei voluto conoscerla personalmente a questo punto, perché poi ho imparato di lei, ho conosciuto, saputo di lei tantissimo altro, e quindi mi duole essermela persa per un soffio, mamma mia, peccato. Però insomma, ho avuto modo di apprezzarla e sono qui per condividere con voi questo apprezzamento. Stiamo parlando di scuola, abbiamo parlato anche di scuola, io sono un'insegnante di scuola superiore, sono anche la titolare di una libreria di Milano e è così che io e Fiammetta ci siamo conosciute, quindi è successo tutto per questo motivo, ma prima di tutto io sono, come tantissime altre persone, grazie al cielo, una fortissima appassionata di letteratura e di poesia.
Quindi sono qui per questo, perché sono molto appassionata e nelle poesie che poi sono andate a costituire questa raccolta che vi presentiamo oggi, ho trovato prima di tutto tantissima passione, che è uno degli elementi dei quali voglio parlarvi. Allora, il testo, l'ha già detto Fiammetta, è una raccolta divisa in due parti, che rappresentano due fasi, due macrofasi della vita di Anna Maria Colletti, hanno però delle caratteristiche simili e una porta a livello formale, strutturale e contenutistico nell'altra. Poi vi racconto un pochino perché, secondo me. Fermo restando che il momento migliore per la poesia, almeno dal mio punto di vista, è sempre quello in cui la poesia si libera e quindi la si declama, la si ascolta, è quella la sua dimensione. Quindi noi adesso facciamo una brevissima chiacchierata, ma il momento che tutti vogliamo, che io voglio fortemente, è invece quello della lettura, no? Potremmo anche, se ne avessimo voglia e tempo, scambiarci delle impressioni dopo la lettura di qualcuna di queste poesie, perché la loro dimensione è questa. Comunque, non vi voglio annoiare, introduco, oggi vi presenteremo questo libro, ma anche, potete vedere anche su quel tavolino, il libro di Anna. Il libro di Anna non è una raccolta di poesie, ma è una breve biografia molto interessante, molto particolare, perché racconta della vita di Anna Maria Colletti, una vita singolare, singolare per l'epoca, come è stato detto prima, diciamo per base a delle situazioni che non erano proprio comuni, insomma, non riguardano la vita di tutti, ma riguardano la vita di tutti oggi, perché scoprirete leggendolo che nella sua vita lei ha incontrato delle dimensioni che anticipano di quasi 40 anni, forse anche di più, delle cose che per noi oggi sono assolutamente normali, no? La possibilità di muoversi per tutta l'Europa, di studiare all'estero, tante altre cose, no? Di cui potremmo anche chiacchierare. Però torniamo alla poesia, perché in primis siamo qua per questo. Comunque, in ogni caso, per chi volesse poi completare, diciamo, a livello di curiosità, la sua immagine di Anna Maria, anche il libro di Anna è sicuramente interessante. Tornando alla raccolta di poesie, io vi leggo brevemente, senza annoiarvi, un po' l'introduzione che io ho fatto da curatrice al libro, perché scrivendo per tanti di noi si trova la forma più giusta per esprimere quello che si pensa, quindi in questo caso lo leggo e poi chiacchieriamo, parliamo. Anna è un mondo. Anna è un universo narrativo fatto di sublimazione poetica. Uno sguardo già limpido e consapevole, a tratti impietoso, si trasforma nei decenni in vera e propria osservazione filosofica dell'esistenza, attraversando momenti di profonda nostalgia, di malinconia, di rabbia, di gioia, amore e frustrazione. L'espressione di un animo inquieto nel più raffinato dei modi concepibili, nutrito di interesse, di sentimento, di passione. Anna è il coraggio di un piglio vero e neorealista nei confronti di tutto e di tutti, anche di se stessa. Tra Parigi, Pescara, Camogli e Bruxelles, una vita intera che ci racconta della vita stessa con necessità ontologica, per ciò che è, nel bene e nel male, in tutta la sua poesia. C'è qualcosa di fondamentale, di inevitabile, nella lirica di Anna. Vi spiego che cosa intendo per ciò che ho scritto. E mi collego a quello che diceva lei prima. Allora, io, ripeto, nel momento in cui mi sono state sottoposte queste poesie ho avuto una piacevole sorpresa, una sorpresa bellissima, nel senso che io mi aspettavo qualcosa di interessante, ma inizialmente, così, sai, uno incontra qualcosa o qualcuno, non mi aspettavo tanta profondità e una struttura di livello così elevato. Immediatamente mi sono venute in mente, senza sapere nulla della Colletti, mi è venuta in mente la poesia intimista italiana, Pavese, immediatamente, anche senza leggere la poesia di Pavese, proprio per la forma, la struttura, no? La struttura dei periodi, cioè come la struttura della poesia a livello formale proprio, ma anche i contenuti, che rispecchiano sicuramente una personalità molto incline alla riflessione, all'osservazione. Una persona che ovviamente per tutta la sua esistenza e traspare da ognuna di queste poesie di qualunque cosa parlino, che si è confrontata come tanti di noi con tutte le grandi domande importanti e atavi che deve essere umano, perché sono qui, cosa significa l'esistenza, che cos'è l'amore,
che cos'è la nascita, che cos'è la vita in generale, no? In questo senso si interroga su ciò sul quale ci interroghiamo noi tutti i giorni, e lo fa con uno stile molto molto raffinato dal mio punto di vista, un po' in bilico fra qualcosa di intimista sicuramente, ma che non è totalmente intimista. Anna non parla sempre solo di sé, i poeti intimisti in una qualche maniera con varie forme, però ti dicono io sento. Questi sono con l'io. Sono con l'io, ma non pochissimi, esatto. Quindi lei, diciamo, è intimista nel senso che porta fuori ovviamente la sua visione del mondo, delle cose, di ciò che le succede intorno, ma allo stesso tempo per me è molto interessante perché è una poesia molto pittorica, soprattutto dal 1960 in poi, la seconda fase, diciamo, ma c'è già nella prima, ma secondo me aumenta nella seconda parte le sue poesie, acquisisce ulteriore abilità, acquisisce anche una maturità ovviamente diversa perché cresce ed evolve come tutti, e quindi riesce a parlare di sé ma anche dei grandi argomenti che le interessano di natura esistenziale, descrivendo molto bene e in maniera molto originale quello che vede invece intorno a sé, cioè, ma anche proprio a livello di descrizione della, non so, della luminosità, luci che variano, paesaggi, dettagli. A me, personalmente, di questo tipo di poesia, sicuramente crepuscolare perché ha sempre una vena di malinconia, trasfera una visione comunque sempre tragica, no, dell'esistenza, ma allo stesso tempo dà l'idea di quello che è lei, cioè una persona che comunque vive, lotta, cerca, come tanti di noi ogni giorno, la forza di andare avanti, ok? Ma allo stesso tempo lo fa, ripeto, con delle, cioè, raccontando, portandoci delle immagini, no? Davanti agli occhi, facendoci vedere quello che lei vede, ed è un valore alto della poesia, non solo dal mio punto di vista, ok? Allora, ci sono degli argomenti che troverete ricorrenti anche in queste poesie, come ad esempio il rapporto con il mare, espresso in varie forme, ma che qui mai banale, mai, perché a partire da una descrizione sempre collegato a un qualcosa di specifico. Adesso vi leggo qualcosa giusto per farvi due brevi esempi per capirci meglio. Era anche un'ottima traduttrice, ovviamente dal francese e dall'italiano al francese poi, in particolare ha tradotto una poetessa che mi ha fatto scoprire poi, in realtà, quindi un'altra piacevole scoperta, che si chiama Sabine Sicot, giusto? La pronuncia è corretta. La troverete a pagina 27 e 28 di questo libro, si intitola Parlarvi, è estremamente potente, estremamente simile però anche alla poesia di Anna Maria, che ripeto è una poesia non aggressiva assolutamente, ma ferma, decisa, in questo senso dico potente, ok? Che vuole trasmettere un qualcosa di preciso e che sente in maniera chiara, ok? Per farvi capire meglio, insomma, io adesso vi leggo due poesie che poi sono tra quelle introduttive di passato e presente. Notate nella lettura non solo i contenuti e le immagini, no, che vi appariranno davanti agli occhi, ma anche comunque una precisa ritmica e musicalità, che però è quella musicalità che potremmo trovare anche in Pavese, no? Molto regolare, molto senza inizie, senza, come dire, non decorativa, ecco, adesso mi viene questo, insomma. Proviamo a vedere insieme, comunque con le giuste pause, i giusti silenzi, una forma molto molto intensa e regolare, ok? Scusate, io non voglio fare lezione, cioè, anzi spero di non annoiarvi, però ci tengo che passino, diciamo, degli elementi non solo contenutistici che fanno parte di questo tipo di poesia, e quindi niente, li sottolineo. Allora, un attimo solo. Allora, questa bellissima poesia si intitola Voglio tutta la vita. Voglio tutta la vita, o niente. Non puoi dirmi di restare sulla riva a sera, quando impavide partono le lampare sopra il mare in tempesta. Ho quel coraggio, e mio è il grido del gabbiano che non ha vele da seguire, lente. Voglio quel desiderio di levarmi il mattino di scatto verso il sole, come se non dovessi stancamente fingere la mia vita o inventarmi ragioni per riempire le ore. Voglio un sorriso vero di me,
tra tutti quelli fabbricati per nascondere agli altri il silenzio, che ossuto ci circonda come un vecchio fantasma. O voglio anch'io dimenticare nella morte l'ansia, le parole taciute, o questo male profondo nella carne. Parigi, giugno 1960. Qua, penso starete d'accordo con me, sicuramente traspare un senso di lieve disagio, no? Come di rabbia, anche di rabbia, nel senso, ma è quella rabbia che fa parte della passione, appunto, del godere della vita e di quello che ci dà, no? Quella rabbia che viene fuori dall'avere la percezione di non riuscire a sfruttarla appieno, di coglierne ogni lato importantissimo e irripetibile. È una poesia molto intensa nell'immagine e nella forma. Siete d'accordo? La sentite? Vi leggo un'altra bella poesia, che poi è un po', come dire, l'introduzione inevitabile, insomma, alla raccolta. Si intitola, ovviamente ha deciso di intitolarla proprio Passato e Presente, non è un caso, ed è perfetto. Vi leggo questa. Scusami se ti... Sull'arco che si tende, del ritorno, volti appaiono, maschere scolpite dal desiderio. Son lavati di mare, son lontani, senza l'urger di vita, senza il fremito che tormenta il presente. Pure, lungo tutto l'andare della risacca, un tempo lento le allineava tra i gusci vuoti di conchiglie, dimezzate e i ceppi marci d'acqua. Marea bassa, banchi di sabbia nel mattino estivo. Era dolce, allora che dolevano i ricordi, troppo recenti, non posare il passo sulle tue orme, non osar toccarle e lasciare che l'onda alle tue spalle le bevesse d'un sorso. Tutto quel mare gonfio di silenzi più antichi, nelle sue verdi trasparenze, tutto si è portato di noi, fino alla pena, e ricercarla è vano ora che la tempesta gonfia l'acqua, l'oscura della sua luce e gli occhi senza dolcezza mi incupisce a sera. Pure domani questa furia, l'ansia, saranno placate. Un nome, sospeso ancora resterà per poco, nell'aria nuova, e un altro volto, forse senza ritorno, mi celerà quel fondo di cristallo, anche se adesso il vivere è solo nel tentare di capirlo. Parigi, maggio 1960. Che questo qui è molto esistenziale, okay? Quindi abbiamo l'intimismo, ma anche l'espressione della visione, di una visione profondamente esistenziale. Sicuramente Anna Maria era una donna molto innamorata, si vede, si percepisce, si sente in ogni parola, innamorata della vita, innamorata del suo uomo, ok? Innamorata di tutte le possibilità che ha avuto, ma che poteva avere, no? Proprio. Io lo sento tanto e sono sicura che anche voi lo sentirete, insomma. E nulla, però, certo, come abbiamo detto, troverete in questa raccolta anche una visione, in quanto proveniente da qualcuno che si interroga anche sul fatto che le cose siano giuste, sbagliate, vadano nella giusta direzione o meno, lo sguardo inquieto di ogni pensatore, di chiunque si ponga degli interrogativi veri, no? Che quindi la tranquillità dell'animo, secondo me e secondo molti altri, non la può davvero vivere, ok? Vi lascio sperando di essere riuscita a trasmettere che cosa è stato per me l'incontro con la poesia di Anna Maria Colletti, che è anche il motivo per cui continuerò a seguirla finché non avrò letto tutte le poesie, perché, ripeto, io la trovo molto elegante, assolutamente di livello alto, estremamente interessante e importante, come ho detto, nei contenuti e nella forma. Vi lascio con un'ultima poesia che voglio leggervi, poi giuro non farlo più, ok? Che è Mare dappertutto. Anche questa bellissima poesia, quindi spero che sarà così anche per voi, ma ne sono praticamente sicura. Mare dappertutto. Non dirmi di salire nella tua casa arroccata, me lo impedisce il mare. Il mare mi aggredisce, è troppo grande, troppo presente, troppo pervaso di luce azzurra. Annulla alberi e case. Non ascolta voci lontane, non ci permette un gesto, un raffronto, un pensiero che non sia fatto di mare.
Nella tua casa, persino il cielo serve da sfondo, confuso, scolorito. È un altro mondo dove mi chiedi di venire ed io sento svanire, perdersi le mie attese. Perché non posso sceglierlo il mare, cercarlo, aspettarlo e infine con stupore riconoscerlo? Non più forzata, voglio lasciarmi invadere per averlo io scelto. Camogli, gennaio 2004. Qua una personalità molto forte viene fuori dal mio punto di vista, una poesia così strutturata, così suonante, insomma. Vi lascio, lo giuro, per un ultimo input, parlando delle influenze che sicuramente Anna Maria, diciamo, ha raccolto leggendo, appassionandosi lei per prima di poesia e di letteratura tutta la vita. Ora, noi ci siamo detti in varie maniere che la carriera professionale, no, di questa donna è stata legata a un'altra dimensione, no? Che è quella appunto della comunità europea, un'altra dimensione. Ma cosa significa questo? In realtà la poesia, questa donna, se l'è portata dietro, dentro, intorno a sé, veramente dai 4 anni, da quando scriveva le filastrocche con suo padre, fino alla fine delle sue giornate. E perché? Perché torno su questo punto. Perché secondo me, almeno questa è la mia personale visione, l'arte è questo. L'arte non è una professione, così per come potremmo intenderlo anche nell'estremo contemporaneo. L'arte è una dimensione dell'essere umano, una dimensione che nasce, che cresce, che si evolve continuamente e che ci portiamo con noi. Per me l'arte è anche la dimensione che ci dà la salvezza, in senso più mistico, nel senso che ci porta ad altro che qua, da qua partiamo, ma ci trasporta altrove, ci dà qualcosa che noi qua abbiamo ma non abbiamo. Io vedo nella sua carriera, comunque, ma non mi piace il termine carriera perché è più legato all'ambito professionale. Esatto, voglio che notiate questo, insomma, l'importanza che la poesia ha avuto nella sua vita, che è secondo me l'importanza che l'arte deve avere nella vita di ognuno di noi, tutti, ok? Per questo ci tenevo. Leggo un'ultima cosa che spiega, più che questo no, le influenze propriamente letterarie. Lo dice Anna stessa nella sua biografia, leggo solo questo. È stato invece durante il mio secondo soggiorno a Parigi che mi si è risvegliato l'interesse per la poesia. Ricercavo e leggevo i poeti francesi, specialmente Verlaine, Hugo, Lamartine, Rimbaud e Prévert, ed anche italiani contemporanei come Pavese e Montale, nonché lo spagnolo García Lorca, del quale acquistai un grosso volume in lingua con le traduzioni a fronte. Se non fosse che l'ha detto direttamente, noi comunque l'avevamo già capito. Sicuramente le traduzioni di Carlo Po. Adesso basta, ho parlato troppo, scusate tantissimo e cedo la parola a volentieri. Buonasera. Saluto con gratitudine i familiari della poetessa Anna Maria Colletti, che mi hanno onorato della possibilità di presentare questo bellissimo e coinvolgente libro di poesie. Testo che mi ha dato la gioia di conoscere, attraverso la scrittura, una personalità poliedrica che si è espressa in campo professionale ad altissimo livello, quale giurista, linguista, funzionaria della Commissione europea e insigne poetessa, della quale ho condiviso emotivamente sia il percorso di vita che quello poetico. Lo dicevo prima ai familiari, mi è sembrato di conoscerla da sempre. Poiché non sono un critico letterario, è una lettura che un poeta fa di un altro poeta e ne racconta, ne condivide le emozioni. Già il titolo emblematico preannuncia la modalità del percorso lirico e il significato delle due sezioni in cui è suddivisa la sinfonia.
La prima sezione Pensieri di giovinezza, la seconda Visioni di maturità. Passato e presente. Più lontano. Passato e presente è un libro che parla di una vita ed è un libro che parla della bellezza e dell'importanza quasi salvifica della parola. Soprattutto nella prima sezione, Pensieri di giovinezza, si evidenzia l'urgenza della parola di esprimersi e della consapevolezza della poetessa della impossibilità di manifestare attraverso la parola stessa tutto il malessere o la gioia dei sentimenti che guidano la vita. E cito: le parole tremano nel silenzio di noi, false, cattive, insufficienti al nascere. La vita, l'amore, ci supera in stupore e, cito ancora, arrendersi al sole è questo il senso inespresso che non sapevo trovare nelle parole, dice l'autrice. C'è un desiderio ancestrale di fondere il pensiero e tutto il suo essere con la natura. Diventare parte infinitesimale, quale un granello di sabbia. Nella poesia Al mare svela i primi giovanili sussulti d'amore che, come il mare, ti scuote e, cito ancora, rendeva al tuo respiro l'ineguale cadenza delle onde. Questa luce, scusate. Tutta la poesia di Anna Maria Colletti è intrisa di una musicalità che riverbera profonda il respiro del mare. E il dominio del mare che troviamo nelle due sezioni determina la sua poesia e la sua vita, che a volte si concretizza in una poetica minimalista e contemplativa. E come il mare, la vita è spesso impetuosa, dolorosa, ma anche liquida, dolce, come l'onda che culla le nostre malinconie, e le abbraccia, le difende nel ricordo, le lenisce dagli affanni. E cito: il mare, gonfio di silenzi, tutto si è portato di noi, recita la poetessa. La natura tutta diventa complice e artefice di introspettivi scavi dell'animo umano, di un dolore universale ed intimista che diventa storia di ognuno, una tristezza che si cerca su un cielo grigio, tristezza di mughetti bianchi e di fiori di pesco. Si avverte tra i bellissimi versi una malinconica accettazione del dolore e dice: preferisco soffrire come una pianta, farò mia la stessa attesa ed anche la speranza di attendere insieme il ritorno del sole che ha promesso di tornare, forse, dice. Importanti, innovative, filosofiche sono le metafore espresse nei versi, mai scontate, ma così
ampie nella interpretazione da lasciare nel lettore l'eco inafferrabile dello spirito delle parole. Tanto sono legati ed ampi il significato e il suo significante. Non osare il passo sulle tue ombre. La seconda sezione è un ritorno alla tenerezza più che al dolore, un ritorno alla dolce malinconica contemplazione, allo scavo filosofico della parola e alla bellezza, a un naturale afflato con la natura che genera stupore e contemporaneamente introspezione. Un prepotente bisogno di non avere confini o preconcetti, ma solo libera luce da vivere come resina del pensiero. Bellissima la poesia dove la poetessa evidenzia le differenze tra i due mari della sua vita, l'Adriatico che si invola verso l'infinito e quello di Camogli, frastagliato di coste, nel quale l'amore, i loro salti e le luci. E la simbiosi emotiva col mare si manifesta in tutto lo splendore dei versi che fioriscono l'anima e dice: vorrei trasformarmi nell'ultima stella, nell'ultima luce azzurra di questo delirio di mare. Ed ora permettetemi di leggere due poesie dell'autrice. Poesia dalla prima sezione e l'altra dall'ultima. 10 maggio. Scusate, la poesia si aggiunge. Ho preso un filo di luna tra i fogli del mio libro, un filo solo di tutto quel silenzio d'argento. Era un tuo ciglio, era un tuo lungo sguardo, bagnato nell'inchiostro della notte, nei singhiozzi dei tanti sogni, dove assai più vero della vita è il nostro desiderio, un mare senza sponde. Era il tuo dito che mi disegnava lieve il contorno delle labbra quando non voglio amarti. E l'altra, la nebbia sul mare. Scende la nebbia sul mare, la nebbia sul mare è azzurra e si spegne nel rosa della sera. Il mare è un po' malato, un po' lontano, e si spera che il sole, piano piano, domani lo risvegli. Perché non scegli questo momento per dirmi ti amo. Grazie. Una cosa voglio dire, perché per me è stata una scoperta conoscere Anna, e quando io ho conosciuto zia Anna, la zia del Belgio,
perché di Anna nella nostra famiglia, insomma, ce ne sono tanti. E quindi Anna del Belgio era la zia Anna di cui vado a leggere la poesia. Ed è stato bello conoscere la donna, qualcosa di intimo, cioè qualcosa che un intimo normalmente non va a conoscere, ed entrare in profondità, soprattutto perché chi scrive la poesia si spoglia e si dà tutto, nel senso che si scopre veramente la persona reale. Ed è stato bello conoscere questa parte di zia Anna. Iniziamo da te. Ho scelto questa poesia che parla ovviamente di mare, e ho scoperto appunto che diceva che era così innamorata del mare, non sapevo questo, sapevo questo dello zio che era innamorato del mare, ma della zia non sapevo. E ho scelto questa che forse è un pochino più leggera, parla di un amore, ho voluto immaginare di un amore appena nato, da poco. E ve la vado a leggere. Al mare. Tu venivi dal mare e bianco di salsedine era il tuo volto. Venivi a lunghi passi, quasi di corsa, scrollando dal tuo corpo l'ultima traccia d'acqua e cadevi sfinito sulla sabbia. Del mare avevi ancora un odore acre, il canto, e qualche piccolo sussulto che ti scuoteva, rendeva il tuo respiro l'ineguale cadenza delle onde. Sulle tue membra brune di sole e lunghe e magre d'adolescente, sempre ritrovavo dei rimasugli d'alghe, dei segni di conchiglie e sapori di scogli. Ti giravi sul dorso e fra le ciglia ti leggevano espresso l'ombra cupa, il tormento dei vent'anni, che dei lunghi mattini intorpiditi sotto il sole folle cercava un senso. E ti sentivo gemere sulla terra infuocata, di cui tutto l'alito bevevi, e l'abbandono al colore inumano. Poi ti vedevo correre di nuovo sulla riva e mi facevo mare. Era questo che attendevo da tutto quel bruciore, quel sapore di terra sulle labbra, quell'arrendersi al sole. Questo il senso inespresso che non sapevo trovare alle parole. L'altra, il contrasto invece, è una poesia che parla forse di un amore perduto, immagino, e si chiama Ritorno. Sola, sono con i miei dolori, sola, come sola una mela fra tanto mare e cielo del mattino, come solo il bambino che ha perduto il suo gioco, come solo quel poco d'erba sulla grondaia, come sono solo centinaia di cose che si lasciano pure esistere intorno. Un giorno, nel gran silenzio segue l'altro, e sempre questa attesa di luna si rinnova tanto invocata. Ma la pena non muta, né il bisogno di te. Io inizio direttamente con la lettura. Pianto silenzioso. C'è un modo di piangere con il sorriso e di sentirsi vivi facendosi male. Entrambi li ho provati senza sforzo, senza piacere, con solo un odio in fondo spostato dagli altri su se stesso, ed un'attesa, un'infinita attesa silenziosa, che era tutt'uno con la morte e delle cose amica. Masochismo lo chiamano, io lo chiamo coraggio. Un sogno. Ascolto e guardo con i miei occhi di cane umidi dalla pena che m'hai dato. Ti cerco, mi cerchi a volte sul lungomare,
e le parole hanno un suono di parole viventi. I sorrisi sono di carne. Posso chiamarli anche e vederti vicino. Ma mai più mi lasci col desiderio di te. Un sogno non è niente più di un sogno. E toccarlo con mano la più grande sventura. Filano le lampade sull'acqua calma e intorno a noi si intrecciano gli amori che il silenzio lasciano ininterrotto. Gli oleandri forse sono quelli che un tempo hanno visto un sorriso diverso e hanno sbagliato anche loro. Questa invece è una poesia della seconda sezione. Come sei? Sei come un lago di montagna, profondo e solo. Eppure a ben guardarlo ci vedi il cielo dentro, e cime bianche e un rapido passaggio di uccelli in volo. Sei come una vela sul mare, tranquilla e stanca. Eppure a ben guardarla gonfia di vento verso l'orizzonte, si allontana e scompare. Sei come il cielo quando è sera. Fugge la luce e si imbruna, sembra andar via leggero dai colli e dalle case verso un suo mondo oscuro. Eppure non è vero, un cielo di sera, quando il resto tace, è solo un coraggioso, un sicuro segno di pace. È una poesia inedita, quindi non trovate nel volume. Bruxelles, agosto 1962. Si chiama Il Silenzio. Il silenzio aveva la voce di sempre, la voce roca di un mattino d'inverno. Era un silenzio senza ricordi, un silenzio bianco di giorni perduti, parlando di cose vissute in un altro mondo. Un silenzio d'infanzia, consapevole e muta. Un silenzio che continua senza ragione, che si impone senza sforzo, che solo sembra esistere intorno. Un silenzio che fa male, sorridendo. Grazie. Io ho scelto questa poesia perché era l'ultima. Non l'avevo letta, l'ho letta dopo averla scelta e adesso la leggo a voi. Luna. Luna, Camogli, settembre 2016. Vi leggo questa che è un'altra delle mie preferite e contiene non un è vero discorso sulla bellezza, sei proprio in senso esistenziale. E contempli l'eterno tramonto di Camogli. Piccolo fiore. Il mare tutto rosso, la costa ma hai dato tanto verso la Francia. Ma spesso me ne offrivo. Sola ma molto vicino dai colori riva, delicati per che era appena sbocciato sul prato sarà invisibile agli altri. Ecco invisibile. Cosa ti chiedi, Luna? Perché tanta bellezza tu, è invisibile? Tu che sei curiosa e io ti appresti a viaggiare anche ma prima pensare, devi passare tra i rami perché della io mia la mamma, veda dove perché ora vedrò risplendere nel sole. Non è preda di un vaso o di un giardino. I bambini ti chiamano perché avevano creduto che prima non c'era nulla in cielo. Fa finta che fuori sia già primavera. Andare fino al mattino. Pallida e bella, sul mare, sulla schiuma di rare onde. Solo le nuvole possono nasconderti e allora saresti sola. Vola accanto a te il mio pensiero. Si fa sola non sei. Ho trasportato sino al mare le mie schizze di fiori di pesco presi dal vento. Non c'era un grido che rompesse il tuo silenzio sulla strada e un orizzonte d'alberi lanciati contro il cielo troppo sereno. Ai, che dolore mi porto dentro per darne cibo agli uccelli. Ingoiava molliche di latte il passero che è morto sul mio libro, lasciandomi la pena, forse, d'averlo ucciso.
quando era molto molto giovane, aveva 22 anni, scritta nel 58. È una poesia che non abbiamo ancora pubblicato, che non è nei libri, sarà ovviamente sicuramente nella prossima raccolta che pubblicheremo, ma che particolarmente mi sembra adatta a questa serata, che è proprio lo spirito un po' che, per il quale volevamo portare mamma qui a Pescara e presentare queste poesie, perché è una poesia nella quale si sente l'Abruzzo, l'amore per l'Abruzzo. Salire su un terrazzo. Mi è facile salire sul terrazzo e guardare il tramonto sereno di settembre, dove il Gran Sasso scende le sue colline quasi fino al mare, che è mosso solamente da un volare pazzo di rondini a fil d'acqua. Ma è più dolce né ancora immaginarlo, questo tramonto quieto, dal basso della strada, ove è coperto dalle case e dai tetti e dai lumi, mentre l'ultimo sole accende fumi di nuvole frangiate, che invano le mille antenne dei televisori si tendono a carpire, e tra i rumori, la folla, il suono delle voci e la finta gaiezza ancora estiva di un autunno lento, saperlo che per essere felici basta solo salire su un terrazzo. Per la presenza, volevo invitarvi anche tutti ad un rinfresco che sarà offerto al caffè letterario qui fuori, e volevo anche ringraziare due persone che non ho ringraziato all'inizio della serata, che mi hanno aiutato a organizzare questo evento, e sono Valeria Formisani e Ausilia Inaudi.